La Barberini Project nasce 20 anni fa ed è l'evoluzione di uno studio di architettura classico. Sono nato come architetto, mi sono diplomato negli anni 70 con il professor Scarpa. Avevo messo su uno studio di architettura nei primi anni 80 con un po' di dipendenti. Abbiamo cominciato a recepire le problematiche che le varie imprese della città, della provincia, potevano avere nel campo edile. E da lì si è aperto un parco di possibilità, quindi di crescita sia culturalmente che anche di attività. Questa evoluzione mi ha portato completamente a guardare sempre l'attività come un'impresa più che come un semplice architetto. Siamo in 5 persone con parecchi collaboratori esterni che sono professionisti che collaborano con noi nelle fasi sia progettuali che costruttive. Abbiamo sempre cercato nel tempo di essere all'avanguardia e lavorando con le imprese abbiamo veramente imparato tantissimo. La mia passione è sempre stata la ristrutturazione. Mi piace riadattare piccoli appartamenti, ma anche luoghi di lavoro, uffici, tenendo attenzione al design e anche alle nuove finiture. Nel nostro studio ci piace seguire il cliente in tutto l'iter, quindi dal primo confronto iniziale, dove nascono, capiamo le loro esigenze, quello che hanno in mente, quindi del progetto, alle fasi di cantiere, alla scelta delle finiture, quindi è un po' anche un lavoro a 360 gradi. Teniamo tantissimo al comfort abitativo perché la casa è una cosa sacra, dove ci sono gli affetti, è il tuo rifugio, c'è tutta la tua vita all'interno di una casa, noi lo sappiamo, e renderla confortevole con tutto quello che c'è a disposizione di tecnologia in questo momento è importantissimo. Da sempre ricerchiamo le novità, è proprio una ricerca la nostra, a partire dai materiali, alle nuove tecniche, a tutto quello che chiaramente richiama il mondo della sostenibilità. Preferiamo chiamarla architettura inclusiva, perché questa lo comprende qualsiasi cosa. Naturalmente l'accessibilità che porta alla sconfitta delle barriere architettoniche. Quindi ricerca di trovare aziende che abbiano prodotti di qualità. Noi ci affidiamo a Confcommercio per vari tipi di servizi, ne offrono tantissimi, alcuni magari devo ancora scoprirli. Abbiamo trovato delle persone veramente gentili che riescono a stare in ascolto e a cui veramente ci affidiamo molto volentieri.